Partendo dalla schermata principale, diamo un primo clic al joystick per illuminare lo schermo. Diamo un secondo clic per entrare in programmazione. Se ci sono delle programmazioni già effettuate precedentemente, lui ce le mostra. Dopodiché andremo con il joystick ad agire sul più o sul meno per andare a trovare la schermata NP, che indica nuovo programma. Clicchiamo al centro. In basso a sinistra troviamo l'indicazione A ON. Nel nostro caso la programmazione da effettuare sarà Impulso, quindi spingiamo il joystick verso il meno per trovare la funzione corretta. La selezioniamo cliccando al centro. Andiamo ad impostare il tempo, la durata dell'impulso, in questo caso 5 secondi. Clicchiamo per selezionarlo. Selezioniamo anche l'ora in cui dovrà attivarsi l'impulso. Noi per comodità mettiamo soltanto le 5:30, agendo verso il più del joystick. Una volta impostata l'ora, diamo un clic per confermarla e andiamo a selezionare, o meglio impostare, i giorni in cui andrà a essere attiva questa funzione. Verso il più attiviamo questa programmazione per i giorni indicati, l'1 lunedì, 2 martedì e così via, fino ad arrivare al 7 che indica la domenica. Verso il meno andiamo ad escludere i giorni, quindi mettiamo una programmazione a caso. Tornando a vedere la giornata dell'1 del lunedì, vuol dire che abbiamo completato la programmazione, quindi diamo un clic e la schermata successiva ci mostra il riassunto della programmazione effettuata. Se tutto è a posto, se non ci sono ulteriori modifiche da effettuare, per uscire teniamo premuto il joystick e torniamo alla schermata principale.